Maria di Magdala, o Maddalena, è la prima a vedere Cristo risorto. È ancora buio quando si reca al sepolcro. Si mette a piangere trovando il sepolcro vuoto e, dopo un'accorata domanda all'uomo da lei scambiato per il custode del giardino, si sente chiamare per nome e capisce che chi le parla è Gesù. Nel secolo XII fu recepita la leggenda che riuniva nell'unica persona della Maddalena anche Maria di Betania, la sorella di Lazzaro, e l'anonima peccatrice che, mentre Gesù pranzava in casa di un fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, piangendo, gli bagnò i piedi, asciugandoli con i suoi capelli e cospargendoli di olio. Maria di Magdala era stata guarita da Gesù da una grave infermità, i sette demoni di cui parla Luca, e si era posta al seguito del Maestro così fedelmente da occupare il primo posto nella lista delle donne che accompagnavano Gesù. Non per caso la troviamo al Calvario sotto la croce. Il culto più antico reso alla Maddalena appare nell'ambito di quello reso a Cristo nel ciclo della Pasqua. Nella Chiesa occidentale, le lezioni dell'ottava di Pasqua le davano un rilievo speciale. Dedicati a Maria Maddalena erano due noti santuari orientali, a Costantinopoli e a Efeso, e quest'ultima città pretendeva di possedere la tomba della Santa vicino alla Grotta dei Sette Dormienti, da dove i suoi resti, verso la fine del secolo IX o all'inizio del X, furono traslati a Costantinopoli nel monastero di San Lazzaro, costruito dall'imperatore Leone il Filosofo, 886-912. Il 22 luglio sarebbe il Dies Natalis, cioè la nascita al cielo, della Maddalena. In Occidente, il centro di maggiore culto per la Santa fu in Francia, a Vézelay, nell'abbazia cluniacense, che nel 1037-1040 pretendeva a sua volta di averne il corpo. Ma su questo nessuna certezza esiste. Si tratta comunque di una santa autentica, una donna privilegiata che vide per prima il risorto e lo annunziò agli apostoli. E questo è ancora oggi il suo maggior titolo di gloria.